Flavia è stata di ritardo psicomotorio. Più avanti però si è scoperto che in realtà i suoi impacci, le sue difficoltà dipendevano in verità da una malattia genetica, che si chiama sindrome di Kabuki. Flavia è con noi questa mattina, insieme a tutta la sua famiglia, anche alla sua sorellina Alessandra, al papà e alla mamma. Conosciamo insieme a loro anche Giuseppe Merla, biologo genetista e ricercatore dell'IRCCS, la casa sollievo dello spirito della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Intanto le diamo il benvenuto, un bel rientrato in Italia, perché lei lavorava a Ginevra, professore. Sì, buongiorno a tutti. Che tipo di malattia ha Flavia? Flavia ha la sindrome Kabuki, che è una patologia genetica, una delle circa 7.000 malattie genetiche rare, caratterizzata da segni abbastanza particolari, con questa faccetta che ricorda molto gli attori del teatro giapponese. Infatti Kabuki viene proprio da questo tipo di trucco, diciamo, che questi attori hanno, ed è caratterizzata essenzialmente da un ritardo della crescita postnatale, da una disabilità intellettiva che può essere di tipo lieve, moderato, e da una serie di anomalie a carico del sistema cardiovascolare, anche scheletrico e muscolare. Sandro, lei è il papà di Flavia e di Alessandra, accanto a loro c'è anche sua moglie. Buongiorno. Simona, buongiorno, benvenuta anche a lei. Grazie. Possiamo dire che il peggio è passato, in particolar modo all'inizio è stato difficile capire cosa avesse davvero la sua bambina. Sì, all'inizio ti mettono questo nome davanti e sai da quel momento che ci devi convivere. Però vedendo tutti i progressi di mia figlia, il raggiungimento di alcune autonomie, diciamo che da allora è passato un po' di tempo e siamo molto più tranquilli. Che terapie segue Flavia per mantenere questo equilibrio molto delicato, un equilibrio psicofisico che naturalmente le permette di affrontare le sue giornate? Beh, diciamo che è una concomitanza di cose, le terapie che fa quasi quotidianamente, e la famiglia, e la sorellina che è stata una grossa motrice per lei, e la scuola, sono molto contento perché i suoi insegnanti sono stati veramente in gamba. Bene, noi siamo anche molto contenti di poterci dire insieme che il contesto aiuta naturalmente le persone rare. Merla, torniamo ai suoi studi, che tipi di ricerche state portando avanti? Noi essenzialmente sappiamo delle cause genetiche di questa sindrome da 4 anni circa, quindi abbastanza recente. Sì. Sono due geni coinvolti, stiamo cercando adesso il nostro progetto finanziato da Teleton, di capire quali sono i meccanismi alla base di questa patologia, quindi stiamo cercando di capire cos'è che non va nelle cellule di Flavia, di tutti i bimbi che come lei hanno questa sindrome. E lo stiamo facendo ovviamente con tutta una serie di strategie che anche fanno frutto di quelle che sono le nuove tecnologie di cui si sentivo prima parlare Andrea Ballardi, che sì, lo raccontava. Tigen, sì, dove io ho lavorato anche diversi anni. E quindi alla fine stiamo cercando di capire proprio cos'è che non va nelle cellule di questi bambini, utilizzando dei sistemi, ripeto, veramente innovativi, nuovi, e che ci fanno ben sperare anche per una possibile terapia in futuro. Sperare non basta però, dobbiamo metterci in gioco tutti. Lascio a lei la possibilità di fare un appello al papà Sandro mentre io preparo una sorpresa per le sue bambine. Allora, noi grazie a Teleton abbiamo fondato un'associazione, l'AISC, e quindi aiutate Teleton, aiutate la ricerca, perché possiamo veramente dare una grossa mano ai nostri angeli per una vita sempre migliore. Io ho sollevato il velo e guarda un po' cosa c'è qui, Alessandra, cosa c'è qui anche per Flavia. Oh, un panda con dei cioccolatini, tutto per voi, è uguale, eh? È uguale. Grazie. Grazie a questa bella famiglia di aver partecipato a questa puntata speciale di Uno Mattina dedicata a Teleton. Grazie. A te, Franco.